buongiorno da Piazza Mercato di Dragoni. Ci troviamo in questo splendido luogo dove la Proloco è giunta alla nona edizione di questa manifestazione La Zucca in Dragoni. E siamo qui con tutto il gruppo, che diciamo il gruppo portante della Proloco, che hanno saputo organizzare nonostante le condizioni atmosferiche proibitive, però siamo qui con i bambini che stanno eseguendo dei lavori a tema, appunto con la zucca. C'è il gruppo folk di Caiazzo che ci stanno allietando con queste note meravigliose, c'è qui tutto lo staff della Proloco in parte e c'è il signor Giulio Riccio che gentilmente hanno voluto dare questa prova di grande capacità nella trebbiatura, che sono, diciamo che abbiamo perso un po' le tracce di queste attività agricole che si sono sempre svolte in questi territori, che hanno saputo dare negli anni certezza a tutti i contadini del territorio. Sono stato accolto da sto ragazzo che si chiama Antonio Micco, che ho conosciuto su Facebook. Da lì è tutta una serie di vari messaggi e sono approdato qua alla festa della zucca. Si procede con la zucca. Io arrivo da Farigliano in provincia di Cuneo, sono più o meno 800 chilometri. Ho spedito la zucca con SDA, è arrivata prima la zucca che me, la zucca 12 ore e io 18. Allora procediamo con la zucca. Sicuramente le zucche sono belle, si sono viste, perché ci sono delle zucche veramente pesanti. Per quanto riguarda i bambini è sempre bello, perché quando fai coltivare a loro capiscono cosa vuol dire approcciarsi a tutto cosa parte l'agricoltura. L'idea di vediamo se faccio una bella zucca, ci ritorno. Allora procediamo con la zucca numero 17.
possiamo lamentarci, il tempo ci ha un po' penalizzato, però diciamo gli iscritti sono aumentati, quindi un bel Guinness anche quest'anno, un bel peso la zucca che ha vinto, diciamo che noi ce l'abbiamo messa tutta. La Prologo di Dragoni continua a crescere, ci sono delle piccole difficoltà legate a tante cose, però riusciamo a portare avanti tutto. Già da più di un mese che stiamo lavorando già per la 10ª edizione, quindi porteremo altre novità. E di più non diciamo perché stiamo lavorando, quindi vogliamo crescere sempre di più. Un applauso alla Prologo e a coloro che hanno coltivato. Veramente stamattina ci sono stati dei momenti emozionanti, perché vedere tutti questi bambini, anche piccoli dell'infanzia, proprio disegnare con questi colori arancioni, tutti contenti, poi assistere anche alla trebbiatura, che è stata una cosa anche per noi è stata una cosa particolare, e ha dato anche un peso maggiore diciamo alla manifestazione in sé per sé. La gara in sé per sé è come se passasse in secondo ordine, perché poi tutte le altre cose sono da contorno e rendono la manifestazione più partecipata da parte del pubblico, non solo dei coltivatori ma anche degli altri, quindi c'è questa partecipazione attiva alla manifestazione. Questo è il nostro proposito, proprio la rivalutazione degli antichi mestieri, portare alla ribalta i vecchi cibi, infatti anche col progetto delle Prologo che facciamo ogni anno, i piatti tipici del Medio Volturno, anche quello è una riscoperta degli antichi sapori, e questo pure per valorizzare il nostro territorio che molte volte viene abbandonato, e abbiamo tante eccellenze e che la zucca in effetti gli ha messo in risalto. Anche l'arte culinaria, prima era un ortaggio comune che si dava alle bestie, ma invece adesso si è riscoperto e nella cucina è molto molto gradito e apprezzato. Altre realtà, specialmente con Foiana della Chiana, perché noi in effetti con loro abbiamo iniziato, loro che ci hanno spinti a far crescere questo prodotto anche in Campania. Noi ci stiamo attivando per questo, stiamo cercando di invogliare anche i contadini, perché sono un poco resti, però adesso vedete che c'è un poco di passione. Infatti noi riseguiamo passo passo, c'è Ernesto che è molto bravo come coltivatore, diciamo nell'arte sua, come col diretto, perché lui lavora molto con la col diretto, e stiamo cercando di far rivalutare la zucca insieme ad altri prodotti che appartengono allo stesso tipo.
La frittella con la marmellata di zucca, la crepe con la marmellata di zucca, il caffè e i straccetti con la Nutella. Io vengo da Castelvolturno, bellissima, che va da oltre gli anni che si è fatta e più ancora. Risultano quasi chiari. Terzo posto, il signor Ruggero Pietro, zucca coltivata a Dragoni, di 212 kg e 500. Prendiamo la premiazione.
secondo classificato, Pino Raffaele, tutta coltivata da Milano, 467 kg e 500, ancora meglio. Complimenti. Andiamo con il Pino. Secondo questo, prima della vita. Sì. Secondo classificato con 467 kg e 500. Primo classificato, Zucca 2019, Guadagno Antonio di Alife, Zucca coltivata da Alife, chilogrammi 488. Complimenti, grazie, veramente un lavoro seguito in maniera egregia. Facciamo un applauso agli vincitori. Facciamo un applauso, signori, grazie della vostra presenza, siete stati squisiti. Vuol dire che la presenza vostra passa a significare che c'è interesse, è un dragone che cresce, è un dragone che merita attenzione, grazie alla Promoco e all'amministrazione comunale, grazie a voi tutti per essere stati qui e buon proseguimento di serata. Dall'altra parte c'è lo stand gastronomico con pizzette e tante altre specialità sempre riguardanti la zucca. Un premio speciale, un'altra presentazione che va alla maestra Rosaria Perrotta, che forma le piccole zucche. Alla maestra Rosaria Perrotta, che forma grandi menti e piccole zucche. Un applauso ancora alla maestra. Io ci vengo perché oltre che ho mia figlia che organizzano tutti i miei ragazzi qua che io voglio bene, e poi mi piace perché è una grande famiglia. Una cosa bellissima, vedere i figli che fanno tutte queste cose è bellissimo proprio. La marmellata di siamo di Castel Volturno, noi siamo cugini, veniamo apposta per vedere la festa che fanno qua della zuppa. Complimenti! Partecipare comunque in questi gruppi è sempre bello perché comunque ci si diverte, ma sono comunque gruppi che aiutano a crescere molto. Ma sicuramente è bene perché fa bene trascorrere serate in famiglia, perché a parte la scuola e impegni vari non è sempre l'occasione giusta. Mi sono inventato un evento per i bambini. Abbiamo fatto un laboratorio creativo tutto a base di zucche e hanno fatto dei lavoretti, decoupage, pittura, hanno dipinto, hanno disegnato e abbiamo fatto questa cosa solo ed esclusivamente per i bambini. Infatti abbiamo avuto una risposta molto positiva e inventeremo qualcosa anche per il nuovo anno. Ogni anno si tenta di migliorare, anche se io mi rendo conto che la Proloco non ha le grosse risorse, però la buona volontà, il volontariato, la fantasia mette loro nelle condizioni di poter proseguire in questa manifestazione che oramai tradizionalmente ogni anno si fa nel mese di settembre. Io ci credo, sono sempre qua, tutti gli anni ci vediamo e finché ce la farò sarò sempre presente.
non bisogna perdere la decima edizione, bisogna andare avanti, dobbiamo cercare di fare una grande festa, come si fa il 25 anni di matrimonio, il 50 anni di matrimonio, e noi facciamo il decennale della festa della zucca. Cerchiamo di fare dei seminari con degli esperti, in modo che invogliamo i coltivatori a produrre questa zucca, perché quando c'è più incremento magari ci saranno anche più premi, e cerchiamo così può darsi che avendo lo spunto di avere un premio si invogliano a coltivare e a partecipare alla coltivazione della zucca. Non mancare, perché ovviamente il decennale è una data importante, ma poi noi apriremo, come già stiamo avendo contatti con altre realtà di tutta l'Italia, e abbiamo avuto quest'anno il primo ospite, ma l'anno prossimo sicuramente avremo degli amici dalla Toscana e dal Piemonte, e per far conoscere anche i nostri luoghi, la nostra cucina, che hanno apprezzato molto, ho visto. Quindi anche questo. Non bisogna mancare, perché come ho già detto vogliamo crescere, chiediamo collaborazione non solo a chi è iscritto alla Prova di Dragoni, ma anche a chi ci ha visto noi la nostra forza qual è. Ci piace stare nella nostra comunità, e quindi noi cercheremo di trovare collaborazione anche nelle altre associazioni. E grazie anche all'attuale amministrazione che ci dà una mano, ci supporta su tutto, chiederemo di far sì che venga non solo pubblicizzata la Prologo, ma anche le altre associazioni di cui fanno parte altri ragazzi che qui a Dragoni si danno da fare. Noi cercheremo di partecipare anche come amministrazione, anche se abbiamo difficoltà, come tutti i comuni d'Italia hanno difficoltà nel reperire fondi. Lo Stato centrale ci ha abbandonati, anzi ci ha appesantiti. La miglior pizza fritta della festa della zucca la facciamo noi, perché per noi è un piacere accoglierli tutti. L'anno prossimo sarà la decima edizione, quindi sicuramente prepareremo qualcosa di una novità. L'anno prossimo dobbiamo migliorare, visto che riusciamo a coltivare la zucca anche a Dragoni, sarà sicuramente migliore di quest'anno. Perché chi mangia la zucca festeggia sempre. Perché ci sarà un dolce per tutti voi anche il prossimo anno, per assaggiare le nostre nutellosissime crepe. Perché Dragoni è bellissimo. Perché è un'occasione per stare qui tutti insieme, soprattutto per le famiglie, per i bambini, e poi anche per mangiare a dei prezzi contenuti e cibo buono e di qualità. Noi da 3-4 anni a questa parte facciamo queste cose, è una cosa bellissima, più che altro perché ci sono tutte le nostre famiglie. E siamo dietro a loro, adesso col Presidente, Vicepresidente e anche con il Tesoriere abbiamo organizzato tutto quanto fra di noi. È una cosa bellissima perché siamo proprio sentiti di famiglia, quindi ogni cosa che facciamo lo facciamo con piacere e con cuore. A differenza di altre cose, delle volte così, noi l'importante è che ci divertiamo noi con le famiglie nostre, e altre cose va bene tutto, anche se delle volte qualcosa può sfuggire, però ogni anno cerchiamo di migliorare, quindi per la prossima anno, per la prossima decima edizione, speriamo che vada ancora meglio quest'anno. Sicuramente, perché è un paese piccolo ma con molti valori. Ecco le novità che ci saranno. Sicuramente, o con la zucca o senza, ci ritorno sicuro. Vorrei sapere che se mi venite, facite sempre faccia mareggiata, a voi quando è il frutto le facite, più bella moglie mi va presentata, i monosaccio si venate.